12 fucili, 4 dei quali d'epoca perché risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, tutti rubati in regioni del nord Italia, sono stati recuperati dai carabinieri che hanno arrestato due fratelli, Giuseppe ed Angelo Stambè, rispettivamente di 53 e 35 anni. Il cadavere di un uomo, Agostino Gerace, di 33 anni, è stato trovato nelle campagne di Guardavalle, nel Catanzarese. L'uomo, che era incensurato, lavorava come boscaiolo in località Elce della Vecchia. Il corpo ha una ferita alla testa che, secondo gli investigatori, è stata provocata da un colpo contundente. La DDA di Reggio Calabria ha emesso l'avviso di conclusione indagini per 161 persone coinvolte sul versante calabrese dell'inchiesta crimine, condotta in collaborazione con la DDA di Milano, che nel luglio del 2010 portò all'arresto di oltre 300 persone tra la Calabria e la Lombardia. La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna all'ergastolo per Salvatore Ritorto, Domenica Udino, Alessandro e Giuseppe Marcianò, padre e figlio, per l'omicidio di Francesco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, ucciso a Locri il 16 ottobre del 2005. La Corte ha assolto dall'accusa di associazione mafiosa Vincenzo Cordì e Carmelo Dessì, condannati in primo grado. Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro sono scesi stamani in piazza per rivendicare una nuova sede in cui svolgere le attività didattiche. Si è trattato di una manifestazione pacifica durante la quale i giovani protagonisti hanno distribuito volantini per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema. La questione è oggetto di dibattito in queste settimane.